La privacy resta un tema importantissimo, non solo per la componente genitori, ma soprattutto per l'istituzione scolastica nella rappresentanza della dirigenza e della segreteria. Abbiamo ovviamente una serie di regole che ci impongono non solo la questione morale, ma addirittura pongono la questione della privacy sotto forma giuridica. Di conseguenza, ognuno di noi fa assolutamente il suo dovere con estrema attenzione, perché questo è quello che ci viene chiesto appunto dalla legge. Altro tema, abbiamo proprio preso un provvedimento recentissimo per evitare che qualsiasi minima fuga di notizie che possa riguardare ad esempio il tema del reddito ovviamente di una famiglia possa essere ovviamente pubblicato o essere in qualche modo intuito esternamente. Proprio stamattina abbiamo deciso di fare sì che i singoli studenti consegnino quanto riguarda la loro iscrizione e il versamento sul bollettino della propria tassa scolastica o delle erogazioni liberali, in modo che nessun altro possa venire a conoscenza di quanto appunto versato o di quanto ovviamente si è deciso di fare. E il mese di febbraio è un mese che è scelto come prassi da tutte le istituzioni scolastiche, non solo della provincia di Bergamo, ma oserei dire italiane, in quanto in questo modo si cerca di agevolare anche i genitori e le famiglie nella consegna simultanea da un lato del documento di iscrizione e dall'altro del ovviamente versamento per quanto riguarda le tasse o le erogazioni liberali, che sono assolutamente due cose distinte. L'erogazione liberale, infatti, come dice il termine stesso, è un atto volontario che non implica nessun tipo di obbligo per la famiglia, se non per una quota invece obbligatoria, e questo lo dice una circolare ministeriale molto chiara a riguardo, che chiede alla famiglia di contribuire a quelle che sono delle spese anticipate da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ovvero la tassa di iscrizione, il libretto assenze o voti per chi non ha il registro elettronico e nello stesso tempo anche l'assicurazione per il singolo studente, in quanto all'interno di una scuola si fanno attività sportive, ci sono ovviamente una serie di potenziali rischi, si esce sul territorio, si fanno visite di istruzione e tutto questo deve avere una copertura assicurativa a garanzia proprio del benessere dei nostri studenti. Per quello che riguarda invece la pubblicazione o l'accesso ovviamente a come questo denaro è stato investito nell'anno scolastico 2015-2016, bisogna dire che mentre l'anno scolastico si trova sempre a cavallo di un periodo che va da settembre a giugno, quindi occupa praticamente due anni, invece il bilancio di una scuola è un bilancio che segue l'anno solare. Nel 2015-2016 i revisori dei conti si sono complimentati ovviamente con la nostra DSGA per la puntualità e la precisione col quale questo bilancio era stato redatto, e questi dati sono resi accessibili. Sempre e comunque i canali comunicativi che la scuola in termini di dirigenza e di segreteria ha nei confronti di tutti coloro che vogliono capire meglio ovviamente quanto è stato dato dalle famiglie e di come la scuola abbia investito questo denaro in una forma di miglioramento dell'offerta formativa, è a completa disposizione di tutti coloro che intendono chiederlo. Il dirigente inoltre a riguardo ha già incontrato sia ad inizio anno scolastico che in eventi successivi i genitori, esplicitando formalmente ovviamente quanto il contributo ovviamente aveva prodotto in termini di offerta per i loro figli, per i nostri studenti.